oggi la redazione di dossiersalute.com si trova a Busto Arsizio, si trova in compagnia del dottor Giorgio Bozzini. Buongiorno dottore. Buongiorno. Con lei oggi vorremmo parlare di ipertrofia prostatica, ma cosa si intende con l'espressione ipertrofia prostatica e da cosa è causata? L'ipertrofia prostatica non è nient'altro che l'ingrandimento della ghiandola prostatica. È una condizione che si instaura con il progredire dell'età adulta e di per sé non rappresenta un problema. È altro rispetto al tumore della prostata e diventa di importanza clinica nel momento in cui presenta sintomi. Un basso getto ad urinare, una frequenza elevata, la sensazione di non svuotarsi completamente e la necessità di spingere con la pancia per avere un buon svuotamento. Quando dalle cure farmacologiche si passa a dover intervenire chirurgicamente? Si passa ad intervenire chirurgicamente quando la cura farmacologica, che è solo una cura sintomatica, cioè migliora o elimina i sintomi, non è più sufficiente, perché il processo di ingrandimento è un processo di per sé inesorabile. Quando il farmaco non è più sufficiente, si passa ad una terapia chirurgica. Dottore, si sente sempre più parlare di laser, ma quali sono i vantaggi del laser al Tullio rispetto ad altre tecniche? I vantaggi sono un buon controllo dell'emostasi durante l'intervento. Le tecniche sono differenti per curare un'ipertrofia prostatica. Chirurgia a cielo aperto, turpi monopolare, bipolare, laser verde, laser all'olmio, laser al Tullio. Rispetto a tutte le altre tecniche, il laser al Tullio consente un miglior controllo dell'emostasi, il paziente sanguina meno durante l'intervento e accorcia i tempi di degenza. Degenze corte consentono al paziente di tornare più rapidamente alle proprie normali attività, sia lavorative che di svago. Il laser al Tullio è un altro laser molto versatile che ha altre applicazioni nel campo urologico. Ringraziamo il dottor Giorgio Bozzini per la gentile collaborazione e alla prossima, dottore. Arrivederci. Arrivederci.